Centinaia di post e di commenti sui social, messaggi alla nostra redazione, un dibattito che non accenna a placarsi. Persone di tutta Italia stanno esprimendo opinioni sul caso del TSO disposto mercoledì scorso per lo studente del Battisti. Molti fanesi però non sembrano informati e in tanti questa mattina hanno preferito non rilasciare interviste e non dare giudizi senza conoscere prima e nel dettaglio la dinamica dei fatti. Non è che sono molto informato, però sono contento che quel ragazzo si sia un pochino sistemato. No, che sia stato un po' anche protetto da qualche avvocato, no? Se fosse stato figlio mio avrei avuto piacere che mi avessero interpellato anche a me prima, però tutto è bene quel che finisce bene. Speriamo che questo ragazzo per una cosa così non abbia delle ripercussioni, comunque sia dovuto per forza proteggersi, perché se non faceva niente sarebbe stato macchiato per sempre solo da una stupidaggine così. Mi è dispiaciuto solo quello. Non so che dire. Per il ragazzo o per il ragazzo? Per il ragazzo, molto. Anche lei è d'accordo? Diciamo che le regole giustamente vanno rispettate. Al limite si poteva mandare il ragazzo a casa, nel senso che non in presenza, perché però ecco, questo si poteva fare magari senza, non so, poi non ho capito bene l'evento di come è andata per filo per segno, di conseguenza mi è difficile anche stare dietro, però ecco, dispiace sia per uno che per l'altro, perché comunque anche per un sindaco trovarsi in una situazione del genere non è piacevole, tutto lì. Salve, buongiorno, posso chiederle che idea si è fatto sul TSO del ragazzo? Ha seguito un po' la vicenda? Il sindaco ha fatto bene a firmare? No, non so neanche di cosa. No, non ho seguito. Se non ottemperava i regolamenti, non dico il TSO, ma comunque qualche provvedimento prima di prenderlo. Poi non ho seguito, quindi magari dico anche delle bagianate. Con lei da che parte sta? Il sindaco? Dalla parte del ragazzo, sicuramente. Non si fa un TSO a un ragazzo che non vuol mettere la mascherina. Comunque sia, si media, si sta attenti, ci si parla col ragazzo. Sono passate 2 ore, anche se ne passano 6. Quindi dovevano trovare una soluzione alternativa? Certo. Potrei dire delle stupidaggini, è meglio che non mi esprimo perché dovrei informarmi prima. Ho sentito la cosa ma non sono, come ripeto, sufficientemente informato. Dovrei capire bene quello che è successo. Intanto è stata lanciata una raccolta firme da genitori e docenti. Sul documento cartaceo si legge: dopo il gravissimo episodio avvenuto il 5 maggio e la responsabilità unica del sindaco, che grazie al principio di sussidiarietà poteva e doveva fermare il TSO, lo ha invece firmato, chiediamo le immediate dimissioni. A portare a conoscenza della petizione che sta girando in tutta Italia è stato l'ex assessore Davide Rossi, che ha deciso di mettere la sua firma perché, ha detto, è stata violata la libertà personale, un diritto sancito e garantito dalla nostra Costituzione. La vicenda di questo ragazzo, secondo Rossi, doveva essere gestita in maniera diversa dalle istituzioni scolastiche, dalle autorità sanitarie e dal sindaco. Io ho ritenuto di firmare la richiesta di dimissioni perché la difesa, chiamiamola così, che ha fatto finora il sindaco della sua scelta è una difesa, secondo me, che mostra inadeguatezza e scarsa consapevolezza del suo ruolo. Il sindaco firma l'ordinanza restrittiva, lui. È vero che la firma su richiesta di psichiatri, sanitari, ma lui se ne assume la responsabilità perché dovrebbe svolgere in questa procedura di TSO una funzione di garanzia proprio nei confronti della persona verso cui il trattamento è rivolto. Se lui dice che non era a conoscenza in realtà della concretezza del caso, ma si è limitato ad aderire, è una confessione di inadeguatezza, è una confessione di avere sbagliato sostanzialmente. Siccome in questo caso c'è, come ho detto prima, c'è di mezzo la vita di una persona molto giovane, non può passare a tarlucci e vino questa cosa. D'altra parte invece ci sono cittadini che sostengono il sindaco. Io penso che bisogna andare quello che dicono la giustizia, mettere le mascherine quando si deve mettere, non fare queste alzate di testa perché ce ne andiamo tutti di mezzo. Io sono col sindaco ed è giusto che bisogna prendere dei provvedimenti, non solo a scuola ma anche in altri luoghi. Anche così drastici, dice lei, se serve? Per me sì, perché le mezze misure non esistono e le mezze misure non funzionano, purtroppo.